La riforma di questo regolamento è una delle riforme essenziali del diritto d'asilo in Europa e fa parte di un pacchetto, per così dire, insieme alla riforma della cosiddetta direttiva procedure, che diventa regolamento, della direttiva accoglienza, che rimane direttiva, e della direttiva qualifiche, che anche diventa regolamento. Il Parlamento e il Consiglio, appunto, devono, su proposta della Commissione, per l'appunto, cambiare tutte le normative sul diritto d'asilo nell'Unione Europea. Il regolamento Dublino si interseca con le altre tre direttive e diventa in qualche modo, no, il punto di snodo, perché a seconda che si modifichino i criteri del regolamento è chiaro che abbiamo degli intrecci profondi sulle altre norme, che sono tra loro appunto fortemente intrecciate. Cos'è avvenuto? È avvenuto che la Commissione europea ha presentato una proposta di riforma, per l'appunto, che è una proposta che abbiamo subito valutato, come dire, molto debole, veramente molto debole, e del tutto inefficace a cambiare realmente quello che non funziona nel sistema d'asilo nell'Unione Europea. E ciò che non funziona sta proprio principalmente nel regolamento Dublino, ovvero sia in due grandi questioni. Primo, continuare a mantenere il principio del radicamento della competenza nel primo paese di ingresso del cittadino straniero, se l'ingresso ovviamente è avvenuto in maniera irregolare o, dovremmo dire con maggior precisione, non precedentemente autorizzato, perché in realtà nessun richiedente asilo è irregolare. La seconda secondo grande questione è se i legami significativi di un cittadino straniero, di carattere legami parentali o altri tipi di legami con un paese dell'Unione, hanno un qualche rilievo o meno, no, nella definizione della competenza. Beh, su quest'ultimo aspetto la Commissione non ha proposto assolutamente nulla, cioè ha continuato anzi molto caparbiamente a dire, ad affermare che è negativo sostenere che ci possano essere influenze nella procedura legate appunto all'esistenza di legami significativi del richiedente, poiché a domanda di asilo la persona fugge e non ha, diciamo, un diritto di scelta, per così dire, all'interno dell'Unione. Mentre sul primo criterio, cioè quello della competenza del paese d'ingresso, la Commissione ha presentato una proposta di debole riforma, che sostanzialmente introduceva il principio della obbligatorietà della distribuzione in tutti i paesi dell'Unione, secondo i parametri della popolazione e del reddito, però solo dopo che il primo paese, cioè manteneva il principio del primo paese, ma quando questo primo paese avesse superato una soglia di crisi, insomma, che andava al di sopra del 150% delle domande che gli sarebbero state teoricamente assegnate sulla base di un principio astratto di distribuzione, solo in questo caso partiva appunto la redistribuzione. Il nostro punto di vista è stato quello di contestare molto molto radicalmente sia il primo assunto che il secondo. Ed è stato un lavoro che è stato avviato dalle associazioni italiane, quindi in realtà quando sono stati dei documenti che sono stati inviati dal tavolo asilo, che è un po' il raggruppamento che in Italia coordina le iniziative, le associazioni che si occupano di diritto d'asilo, quindi c'erano un po' tutte le associazioni italiane, che hanno scritto a tutti i parlamentari dicendo che appunto questa riforma era una non riforma sostanzialmente. Certo, poi ci sono state anche molte altre realtà europee che hanno scritto, ma devo dire che c'è stato un forte protagonismo, in realtà in questo caso, delle associazioni italiane. Un protagonismo però che stava un po' finendo nel nulla, per così dire, almeno questa è la mia sensazione. Se non avessimo deciso che a un certo punto, e qui è stata una scelta mia personale e del professor De Filippo dell'Università di Pisa, certamente anche spinti da altri, insomma, e in relazione con la parlamentare italiana Elly Schlein, che era stata sicuramente appunto la persona decisiva in questa scelta, di provare non solo a mandare delle raccomandazioni, ma provare a mandare una proposta di nuovo articolato, facendo vedere come un nuovo articolato, per nuovi paradigmi fossero possibili sul piano appunto giuridico, in particolar modo sul secondo aspetto che la Commissione rifiutava nettamente, e cioè sul fatto che l'esistenza di legami in realtà poteva avere un valore all'interno di una procedura formalizzata, quindi dice, e non era solo un'idea filosofica o quasi poetica, come qualcuno, no, sosteneva. Insomma, abbiamo visto che quando abbiamo mandato delle proposte, no, che avevano appunto il valore di una proposta, di un articolato, insomma, tecnico-giuridico, ci siamo accorti che effettivamente i parlamentari della Commissione
hanno cominciato a ragionare su questa possibilità al di là di quello che erano stati, come dire, anche degli steccati iniziali abbastanza rigidi, tra l'altro riconducibili quasi sempre come dire, a un'appartenenza di gruppo sostanzialmente in buona parte, ma anche al fatto di non riuscire a vedere, per così dire, oltre quello che sostanzialmente potevano essere, ripeto, dibattiti già in qualche modo consolidati. Quindi tutta questa lunga premessa l'ho fatta per dire che cosa? Per dire che quello che abbiamo notato è che il Parlamento alla fine e i parlamentari si sono rivelati, come dire, tutto sommato una statura viva, che interagisce con l'esterno, magari non sempre e non con la fluidità che dovrebbe avere, però che messi di fronte a delle alternative politico-culturali anche, hanno ascoltato, tanto che a un certo punto c'è stata un'accelerazione di questo dibattito e si è andati verso la direzione della proposta che per l'appunto che avevamo suggerito. Forse addirittura al di là delle nostre aspettative. Queste nostre proposte, sì, sono state declinate nella commissione dalla parlamentare Elly Schlein, che aveva la relatrice ombra, no? Per l'opposizione di questo del regolamento, che è riuscita appunto a convincere te, no? Sostanzialmente gli altri parlamentari, sia gli italiani che non, ovviamente, e anche la relatrice del provvedimento. La liberale Cecil Wikström, che era, insomma, appunto, che aveva già presentato delle proposte di riforma, ovviamente sul testo della commissione, no? Nella direzione che avevamo indicato, ma non si era spinta molto, molto oltre. Insomma, si è innescato un meccanismo di dialogo appunto con questi parlamentari che boh, da parte nostra l'abbiamo tenuta anche con altri, in particolar modo con altri parlamentari italiani, chiaramente, però anche abbiamo mandato anche in inglese, ovviamente, insomma, le nostre osservazioni a tutti i parlamentari. Questo voto della Commissione che ha approvato un testo molto diverso da quello proposto dalla Commissione ha prodotto insomma, scompaginato le carte di molti equilibri, perché era del tutto evidente che a quel punto la riforma del regolamento Dublino doveva incastrarsi con tutte le riforme delle altre direttive, cambiando a catena per una serie di testi che invece avevano come impostazione sempre quella del vecchio regolamento Dublino o del nuovo ma modificato di poco, quindi un ruolo molto forte del primo paese di arrivo, l'idea che è il primo paese di arrivo che fa per così dire la scrematura delle domande manifestamente infondate, tutte tesi che noi contestavamo profondamente, che però avevano, ripeto, immediate ricadute poi sulle procedure e sulle qualifiche. Quindi questo piccolo terremoto, per così dire, ha fatto sì che chi era contrario a quanto è avvenuto in commissione libera sul regolamento Dublino, tentasse la carta della bocciatura del testo in aula in modo da liberarsi, per così dire, del problema. Quindi è stata l'opposizione, per così dire, a questa riforma, che ha tentato di, come dire, poi io non sono un esperto di tutte le, solo in quel caso ho scoperto anche come erano alcune procedure, insomma, che ha avuto i voti per decidere di portare direttamente il testo in aula, sperando, diciamo, che il testo venisse respinto, invece il testo è stato approvato e quindi è stato ulteriormente rinforzato e a quel punto il Parlamento si è trovato di fronte al fatto che erano gli altri testi che dovevano essere modificati se la logica di Dublino, come nella nostra proposta, andava avanti. Ora, il vecchio regolamento di Dublino, ovvero quello in vigore, ha creato un sistema europeo del tutto distorto, nel quale molti paesi dove non arrivano i rifugiati non si pongono il problema, come dire, di migliorare i propri sistemi d'asilo, perché in realtà non ne hanno bisogno, anzi, hanno quasi la voglia di diventare non attrattivi, di restare, per così dire, nell'ombra. E quindi sono sicuramente tutti i paesi dell'Unione Europea dell'Est, ma anche altri paesi come i paesi baltici, per esempio, che appunto hanno insomma, tassi di presenze sostanzialmente irrilevanti. E quindi hanno fatto una durissima opposizione. In realtà abbiamo scoperto che anche paesi che avrebbero in realtà un interesse a modificare questo assetto sbagliato, quindi ad andare verso il principio della condivisione delle responsabilità e della distribuzione delle competenze, come l'Italia per esempio, in realtà sono paesi che sulla carta affermano di voler la riforma nella direzione in cui stiamo andando, ma nell'altra
in realtà fanno le alleanze con il gruppo di Visegrad. Il caso emblematico è proprio il nostro paese, che è legato a causa della Lega Nord a doppio filo con la politica appunto di Orban e degli altri paesi, no? Pur alla fine ledendo l'interesse nazionale, sicuramente innanzitutto, e soprattutto attuando una politica, no? di chiusura, insomma, alla riforma completa. E credo sia proprio, ripeto, un esempio di come probabilmente rientra nello scontro più generale sulla visione dell'Europa che si ha, perché è chiaro che questa riforma del regolamento Dublino imponeva una rivoluzione copernicana, nel sistema d'asilo in Europa e probabilmente nella concezione stessa poi dell'arrivo dei rifugiati, e come non, e chi vuole vivere politicamente della macchina della paura, della macchina dell'ostilità, del disordine, cioè di concepire l'arrivo dei rifugiati in Europa come un grande problema, beh, certamente questa riforma lo smontava. Il prossimo Parlamento eredita una situazione difficilissima, con un'Europa allo sbando su questi temi, con poche idee e con, ripeto, una presenza molto forte, forse sì o forse no, però questo appunto lo scopriremo, di chi in realtà continua a pensare che l'Europa non è o non deve essere in futuro anche un continente di asilo, un continente con un numero consistente di rifugiati, perché, come ho detto sempre con una battuta, il sistema d'asilo in Europa funziona benissimo quando non ci sono i rifugiati. E questo è quello che si è scoperto negli ultimi anni. La crisi del 2015 e poi degli anni seguenti, in realtà, è stata una crisi, no, anche della politica, ma è anche una crisi delle normative, appunto, europee, che apparentemente, no, erano garantiste, ma poi quando abbiamo avuto a che fare con un numero significativo di persone, non più solo simbolico, insomma, come nel passato, e ci si è scoperti che un'altra Europa, purtroppo peggiore, è venuta alla luce. Quindi ripeto, l'asilo è la cartina di tornasole, insomma, di ciò che siamo sostanzialmente, e in questa materia si vede tutto, e si vede molto bene.